Donato Rotundo, a te la parola. Mi sembra che ci siano molti elementi da rilanciare per le imprese agricole che ripartono. Sì, grazie Marco. Ciao Donato. Porto i saluti del Presidente Gianzanti che è stato impegnato oggi in Assemblea. Peraltro mi piace ricordare che proprio oggi in Assemblea noi abbiamo presentato il progetto Farm ed è un progetto importante che si applicherà su tutto il territorio nazionale proprio per dare risposte alle sfide che ci pone la transizione ecologica, digitale ed energetica. Perché dico questo? Perché chiaramente noi siamo di fronte a una sfida importante a mantenere la competitività e soprattutto dare risposta alla decarbonizzazione e alla sostenibilità. Io vorrei porre immediatamente un tema importante. Si parla di paesaggio. Noi sappiamo che l'agricoltura, comunque sia a livello europeo che italiano, praticamente gestisce più del 75% del territorio, quindi è una cosa fondamentale riuscire a difendere il paesaggio rurale. Quindi il primo tema che lancio è come cercare di intervenire per limitare l'abbandono dei territori agricoli da parte delle imprese agricole e soprattutto limitare il consumo del suolo, soprattutto anche nell'area interna. Quindi questo è il primo tema che dobbiamo affrontare. L'altro tema sicuramente indispensabile, è venuto fuori anche nella tavola rotonda precedente, chiaramente siamo di fronte a molti finanziamenti, molti fondi, politiche di coesione, PNRR, prossima PAC, quindi c'è sempre bisogno più di integrazione, agendo con una strategia che deve essere bottom up, che parte dai territori, è stato detto anche prima, precedentemente, è su questo che dobbiamo assolutamente lavorare. Ricordo anche che proprio il tema del sistema rurale, delle aree rurali, è un tema che sta entrando finalmente all'attenzione anche dell'Unione Europea. Sappiamo che è partita una prima strategia, un primo documento, e qui veramente ci sono degli elementi che fanno capire come agire per andare a contrastare l'abbandono dei territori agricoli e come rilanciare anche con la presenza dei giovani. L'altra questione che volevo soffermarmi, tu avevi citato la PAC, la questione del paesaggio e delle aree interne è stata già trattata dalla programmazione 2013 a quella del 2020, però le risposte non sono state sufficienti, quindi adesso c'è bisogno che nella prossima programmazione di sviluppo rurale ci siano veramente degli interventi che sappiano in qualche modo gestire e guidare le aziende agricole, non solo chiaramente rispetto al paesaggio, ma mantenere la competitività in queste aree. Fa parte delle esigenze che sono state individuate, ma dobbiamo lavorare insieme proprio per dare delle risposte. Il vicepresidente che è intervenuto per la parte degli artigiani chiaramente ha posto un problema veramente importante dell'integrazione delle singole, diciamo, attività economiche, turistiche, agricole, commerciali. Ed è questo su cui dobbiamo andare a lavorare sempre di più. Io vorrei solamente ricordare alcune questioni che sono già oggi attuabili, proprio che ricordano un po' quello che tu avevi lanciato nell'Assemblea, cioè tutto è connesso, nessuno si salva da solo e camminare insieme oltre la crisi. Distretti del cibo, chiaramente la legge 2018, la legge di bilancio, ha posto questa iniziativa, distretti rurali, distretti biologici, soprattutto nelle aree interne, sono una risposta per interconnettere i vari settori, creare filiere, interfiliere, reti di impresa, svilupparle sempre di più. Quindi sono temi, sicuramente grandi sfide su cui dobbiamo lavorarci tutti. Distretti della bioeconomia è l'altro tema estremamente importante per le nostre aree interne. Chiaramente stiamo andando sempre più verso un sistema di economia circolare. C'è tanto da fare, superare tanta burocratizzazione e tanti ostacoli che non ci permettono poi di andare a sviluppare tutto ciò che ci viene richiesto su bioprodotti, su tutto ciò che è nuovo che dipende dalle biomasse. L'altra questione che lancerei, si è parlato anche di forestazione, oggi abbiamo in mano un elemento strategico che sono i contratti di foresta. Partono dal basso, partono dai territori, bisogna mettere insieme le varie esigenze. Le foreste sono una delle infrastrutture verdi principali d'Italia che vanno dalla montagna. In base all'inventario forestale abbiamo scoperto che il 37% delle foreste è anche al di sotto dei 500 metri di altitudine.
quindi è un'infrastruttura verde su cui occorre lavorare tanto e rilanciarla. La questione delle green community è dell'esempio su cui dovremo lavorare insieme ai GAL, alle comunità montane, proprio per creare, diciamo, quel sistema a 360 gradi che riguarda un po' tutte le questioni dell'agricoltura. E l'ultima questione che mi piace ricordare è legata anche alla questione giovani. Chiaramente noi ci ritroviamo di fronte al tema di riportare le giovani generazioni all'interno della montagna e delle aree interne. Sappiamo che abbiamo un livello di frammentazione importante delle imprese agricole, abbiamo una forte anzianità, quindi una delle sfide per noi principali è proprio lavorare sul ricambio generazionale. Faccio un esempio: Ismea lavora tanto sul primo insediamento, ma probabilmente non ci sono ancora risposte puntuali per permettere di avere aziende che si mantengano rispetto a alcuni criteri che vengono oggi posti nella valutazione. Quindi c'è proprio da lavorare per creare queste sinergie. Poi le comunità energetiche, come vedete, sono tutte situazioni che prevedono una integrazione tra vari soggetti, ricerca, enti pubblici, imprese. Per questo è il modo di lavorare. La sfida energetica chiaramente riguarderà molto anche le aree interne, e proprio il PNRR sulle comunità energetiche si riferisce ai comuni al di sotto dei 5.000 abitanti. Quindi sono tutti temi di estremo interesse su cui stiamo lavorando, occorre lavorare insieme. Chiaramente l'indirizzo comune è quello stavolta di dare risposte concrete, non trovarsi, come spesso ci capita, di andare nelle zone dell'Appennino centrale e meridionale e vedere paesi che si svuotano, paesi che non riescono a dare risposte sia ai cittadini che abitano, e l'abbiamo visto a livello dei servizi, ma sia anche ai turisti che in qualche modo vogliono visitare questi posti ma non hanno delle risposte.